accessi contingentati, distanze, mascherine, l'aerofiere riparte in sicurezza e lo fa con Agri Natura. Tra piante, prodotti enogastronomici tipici e curiosità, una 3 giorni dedicata al mondo dell'agricoltura, della natura e dell'ambiente. Frutta e verdura a chilometro zero, la gente è più attenta in questo periodo a questi prodotti? Sì, devo dire che dopo il lockdown c'è stato un cambiamento notevole, ma secondo me la gente ha avuto tempo un po' di rendersi conto dell'importanza che comunque ha la qualità del prodotto, il fatto che venga fatto in una certa maniera, il fatto che si rispetti l'ambiente. C'è stato come un pochino più di presa di coscienza di questo fattore. Un prodotto tipico lombardo reso molto particolare. Ma io credo che sia molto particolare, perché il gorgonzola più lombardo di quello non può esserci. E più abbiamo fatto questa novità con l'aggiunta di peperoncino piccante, di spezie particolari, nocciole, pistacchi e quant'altro. Il latte d'asina è alla base dei suoi prodotti, a cosa serve? Il latte d'asina è noto per le sue virtù emollienti, nutrienti, idratanti, si conoscevano fin dall'antichità, si sa che comunque Cleopatra per curare la sua pelle faceva continui bagni nel latte di asina. È l'ingrediente di riferimento di questi cosmetici naturali, ideali per pelli delicate, sensibili e secche. La ripartenza in sicurezza ha portato anche a dimezzare il numero di stand presenti. Rispetto ai 200 delle precedenti edizioni, quest'anno i padiglioni della fiera ospitano 100 espositori. Oltre al verde, alle prelibatezze enogastronomiche e agli altri prodotti legati al tema della natura e dell'ambiente, un'area è interamente dedicata al mondo animale. Ripartiamo finalmente in assoluta sicurezza. Era molto importante, perché come quando una persona, un'organizzazione subisce un trauma, poi ha il timore di riniziare a fare le cose, quindi è importante fare il primo passo. Devo dire che venire ad Agri Natura in questi giorni riapre un po' il cuore, accende la speranza, permette di godere di cose belle della natura nel nostro territorio, e sabato e domenica, anche se il tempo non è bello, nei nostri padiglioni vi troverete sicuramente bene.